Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, come sempre ormai, per parlare dei nuovi dungeon che sono stati inseriti con la nuova versione di gioco 1.5.0, che sono per l'appunto i come Criterion Dungeon, quelli che abbiamo visto della Mithril Cave Area 1 e Area 2 che abbiamo trattato e che se non avete visto vi lascio qui in giro nelle schede o alla fine del video, come sempre, come link diretto. Mentre invece oggi parliamo dei Crisis Dungeon, che sono quelli che sono più importanti da questo punto di vista, perché ci consentono di ottenere le Crisis Medal per ottenere poi successivamente le copie della Buster Sword, che vi ricordo verranno rilasciate una ogni mese, ogni inizio mese. Oggi parliamo del nuovo dungeon, ovvero la Mithril Mine o Mithril Cave, in base a come la volete chiamare, e ovviamente discuteremo sia della difficoltà in normal che della difficoltà in hard. Ovviamente il power, come dire, richiesto e in generale il power raccomandato man mano che andiamo avanti giustamente cresce. Infatti, se vi ricordate, i primi dungeon in normal richiedevano comunque circa 20-30.000 power, ora qui già la difficoltà normal richiede dai 79.100 ai 111.500 e addirittura la difficoltà in hard si avvicina quasi ai 200.000. C'è da dire che qui la difficoltà hard effettivamente con Rud come boss risulta essere un po' più particolare, un po' più ostica. Non è difficilissimo, semplicemente perché Rud, quando lo incontrate da solo, è molto più fattibile rispetto a quando è in coppia con Elena, perché in coppia con Elena è abbastanza fastidiosa la sua meccanica, mentre invece beccato da solo non risulta essere così fastidioso. È comunque forte, perché comunque si potenzia l'attacco, è molto fastidioso perché comunque attacca in modo praticamente continuo, però con le giuste accortezze e con i giusti accorgimenti si può tranquillamente evitare problema. Per quanto riguarda la difficoltà normal e per quanto riguarda in generale tutta la Mithril Mine, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che innanzitutto non conviene utilizzare attaccanti magici, in quanto abbiamo la trans ability iniziale, dove abbiamo appunto una diminuzione addirittura del 50% del potere magico complessivo dei nostri personaggi. Quindi partiamo già svantaggiati e partiamo già col dire che qui attaccanti magici purtroppo non se ne potranno utilizzare, a differenza del fatto che però la potenza vento, quindi la wind potencies, viene incrementata del 20% di base, quindi già gli attaccanti vento o tutti coloro che possiedono armi di tipo vento possono in un modo o nell'altro essere sfruttati come giusto che sia. Per quanto riguarda invece i Crisis Level, abbiamo ovviamente il livello iniziale di 79.100 fino al livello finale di 111.500, con poi ovviamente il relativo boss. Per quanto riguarda i nemici, questi sono i nemici che incontreremo all'interno della battaglia. Ovviamente la battaglia io l'ho registrata in blind, quindi ora vi posso far vedere i nemici con i loro sigilli, mentre io invece li ho affrontati blind. Quindi il bello, diciamo, di avere comunque le guide è senza ombra di dubbio questo. Ok. Ho fatto un attimo lo screen, quindi ho tolto un attimo la registrazione. Per quanto riguarda i nemici, ovviamente abbiamo tre tipi di zoo, praticamente, anzi di condor fondamentalmente, dove ne abbiamo uno debole al vento, cioè in realtà sono tutti deboli al vento, perché qui comunque l'elemento predominante, essendo il wind potencies aumentato del 20%, è per l'appunto il vento. Però come potete notare abbiamo sigilli circolari e triangolari bene o male per tutti, e poi tutti deboli al vento, e ovviamente il condor rosso debole al ghiaccio e il condor ghiacciato debole a fuoco.
ovviamente ricordo che l'elemento principale, essendo il vento, vi basta concentrare il team su di quello e non dovreste avere problemi. Anche perché il boss finale, che avrete modo comunque di poter vedere fin da subito, è l'Airbuster. L'Airbuster è comunque debole a tuono e vento. Quindi costruire un team tuono-vento è comunque molto molto conveniente da questo punto di vista. Poi ovviamente le ricompense del first reward, dove per ottenere il rank S bisogna ottenere uno score di almeno 110.000. Io ho fatto quasi 150.000, quindi direi più che abbondante. E ovviamente vabbè, queste sono le ricompense normali, e qui invece abbiamo tutta la mappa dove è possibile controllare prima dove poter andare e ovviamente dove poter sconfiggere i nostri avversari. Controllare anche le rare chest, dato che comunque sarà possibile prendere ovviamente le rare chest. E basta, fondamentalmente è quello che ci interessa. Ma ciò che ci interessa fondamentalmente è sapere e conoscere le debolezze dei nostri avversari. Per quanto riguarda invece la difficoltà hard, la situazione cambia. La situazione cambia perché ovviamente non cambia la trance iniziale, quindi sempre wind potencies aumentata del 20% e attacco magico ridotto del 50%, cambiano ovviamente i livelli dei crisis level. Infatti partiamo con 117.000 fino a 182.000 con relativo boss finale. Per quanto riguarda i nemici, eccoli qua. Qui vabbè, facciamo lo screen così lo potete vedere anche voi. Tutti i nemici che praticamente, anche in questo caso, la maggior parte sono deboli al vento. Quindi anche qui il vento è comunque l'elemento principale. Ovviamente il boss finale, Rud, debole a vento e sigillo con circolare e ability. Questo è il sigillo ability, in teoria. E poi ovviamente l'unico boss che effettivamente può dare fastidio perché non è debole a niente è il Behemoth, ma essendo uno dei boss che si incontra subito non c'è troppa difficoltà, quindi si può comunque gestire e si può comunque combattere senza troppi problemi. Tutto il resto, ripeto, ovviamente debole a vento. Poi abbiamo addirittura due debolezze fuoco che possiamo comunque sfruttare. Infatti il mio team in blind, senza saper leggere e scrivere, è stato Matt, Zach e Cloud, che adesso ovviamente vi farò vedere nel dettaglio, che è esattamente questo. Il team che ho deciso di utilizzare è questo, perché con Zach possiedo la Falchion ad overboost 6, quindi ho la possibilità di picchiare abbastanza ferocemente con danni di tipo vento fisico, tra l'altro, perché comunque la Falchion è vento fisica. Per chi possiede Sephiroth, ovviamente può anche utilizzare Sephiroth fisico, ma sinceramente parlando qui io ho preferito la coppia Cloud e Zach, in quanto Cloud con l'elemento tuono, essendo comunque principalmente il mio DPS tuono elementale, l'ho portato giustamente con la sua Murasame. Non ho messo la skin, come potete vedere, di Cloud, non ho messo la skin dell'Arcanum tuono, semplicemente perché, essendo più debole fuoco, volevo potenziare a pari livello fuoco e tuono. Ma vi posso dire che comunque non c'è bisogno, potete tranquillamente utilizzare appunto Cloud Arcanum tuono e sfruttarlo comunque come Arcanum tuono. Se invece vi interessa comunque il fuoco, fatelo, però ricordatevi che poi nell'area dove c'è Rud dovete cambiare le carte, perché Rud è resistente al fuoco, quindi non vi conviene avere un Cloud praticamente troppo preponderante verso il fuoco. Infatti diciamo che il mio comunque sia è fortissimo dal punto di vista tuono, che comunque la Murasame OB6 il suo lavoro lo fa, però ho bilanciato un pochettino l'equazione spostando la mia potenza verso il fuoco, perché ipotizzavo a blind, ovviamente senza sapere quali fossero i miei avversari, che avrei incontrato anche Elena come nemico, ed Elena, essendo debole al fuoco, ho detto va bene, mi porto Cloud tuono fuoco con tutti e due gli elementi, in modo tale che posso magari gestire Elena. Elena non c'è, quindi non c'è problema, però ci sono i Condor o comunque gli altri nemici deboli a fuoco, quindi ci può stare.
Zack invece l'ho praticamente utilizzato con Falcon come arma principale e la Black Whisker. Se non mi ricordo male, questa è la Black Whisker, sì, la Black Whiskers, ovvero l'arma di Halloween, semplicemente perché mi riduce la difesa fisica. Dato che Cloud, appunto, ho gli slot occupati e praticamente ho tuono e fuoco, ho deciso che con Zack avrei anche debuffato. Cosa che fondamentalmente si potrebbe evitare con Matt, che io ho giocato in questo caso con una build un po' più difensiva, perché ho messo ovviamente l'arma nuova di Natale, la Bramble Spine, per incrementare l'attacco fisico di Zack e di Cloud insieme, però come arma secondaria ho messo un Core Defender che mi aumenta la difesa magica e non mi serve completamente a niente. Quindi potevo tranquillamente utilizzare un'altra arma per magari ridurre l'attacco fisico, come per esempio l'X-Shot, o comunque in questo caso la Slick Beetle, che tramite X-Shot mi consente di abbassare l'attacco fisico. Sarebbe stato sicuramente molto molto comodo. Spero che in futuro a Matt diano un'arma per aumentare la difesa fisica, perché quella sarà un'arma must pull praticamente, perché mi renderebbe Matt un personaggio incredibilmente forte dal punto di vista difensivo e anche dal punto di vista offensivo, perché potrei poi switchare in base a quello che mi serve di più. Per quanto riguarda le sub weapons, ora in questo caso ho messo Summon Shiva, che comunque va bene. In questo caso Shiva va bene perché fa danni a tutti. Come sub weapon ovviamente l'ombrello per incrementare un po' gli HP e difesa magica, che non serve a niente. E poi ho messo praticamente doppia arma che aumenta attacco magico fisico e boost vento. Infatti, come potete vedere, ho un boost fisico aumentato al massimo e un boost vento addirittura di livello 5, che non è affatto male. E tutte le altre materie ovviamente mi servono per le statistiche. Ho messo un Tandara Blow giusto per aiutare durante la fase finale, ma non c'è bisogno perché l'Airbuster è debole al vento, quindi Zack con la Falcon fa comunque più danni. E poi le altre materie che le ho messe solo ed esclusivamente per le stats. Matt, stessa identica cosa, cura ovviamente per curare tutti, e le altre materie solo per le stats. Come stats ho ottimi HP con 7400, 1800 in healing, anche perché come potete vedere ho messo nelle sub weapon doppia arma che aumenta HP con difesa fisica e magica, e poi aumento difesa magica e healing, che vi ripeto, qui la difesa magica non vi serve a niente. Quindi se potete aumentate la difesa fisica, ma la difesa magica non vi serve completamente a niente. Per Cloud invece stessa build che ho utilizzato anche praticamente nel Criterion Dungeon, dove sono molto forte dal punto di vista fisico, doppio elemento che in questo caso è rappresentato da tuono e fuoco, con il vestito Arcanum Fuoco per bilanciare l'equazione, in quanto la Murasame essendo arma primaria è comunque più forte rispetto all'arma secondaria, mentre invece con la skin Arcanum Fuoco ho bilanciato un pochettino la situazione. Materie tutte ovviamente per le stats, nessuna materia qua viene utilizzata per produrre danno, o vabbè, ovviamente i sigilli sì, perché comunque i sigilli mi servono in un modo o nell'altro, una materia sigillo mettetela sempre se è possibile, e la summon ho messo Ifrit essendo comunque sinergico con il fuoco, anche se in realtà adesso a mente lucida vi potrei dire portatevi un Judgment Bolt, che è sicuramente meglio, in quanto i nemici sono deboli a tuono nella prima zona e Rude nella seconda, diciamo nella versione hard, è resistente al fuoco, quindi molto meglio portare comunque Ramon. Poi ovviamente come sub weapon in questo caso HP e difesa fisica, come diciamo come prima arma sub. Successivamente la Buster Sword per attacco magico fisico e HP, e poi l'arma di Sephiroth, quella nuova, la Radiant Edge, Sai è l'attacco, la Radiant Edge di Sephiroth, che praticamente mi aumenta attacco fisico e
il busto fuoco. Infatti, se potete notare, abbiamo praticamente busto tuono e busto fuoco allo stesso livello, solo che il busto fuoco, grazie al vestito Arcanum, è leggermente più forte e il boost lining, invece, essendo arma primaria, è comunque abbastanza efficace. Quindi direi che comunque ho cercato di equilibrare il più possibile i personaggi. Ho utilizzato lo stesso team sia per la difficoltà normal sia per la difficoltà hard. In hard ho avuto un po' più di problemi perché non sono stato abbastanza rapido nel fare danni a Rud. Infatti alla fine del combattimento addirittura Matt mi muore, però fondamentalmente il team funziona, come vedrete appunto dalle run e come potrete vedere anche dai danni che verranno prodotti ai nostri avversari. Detto ciò, non ho altro da dirvi, vi lascio alle run di seguito, sia della modalità normal che della modalità hard. E ovviamente scrivetemi sotto nei commenti se vi interessa vedere qualcosa in più. Questi sono i miei setup, spero che possano esservi di aiuto un pochettino per formulare i vostri team e cercare un attimo di vedere un po' se potete emulare o comunque copiare il più possibile i miei setup. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ci becchiamo con un prossimo episodio. Bye bye! これより戦闘状態に入る保険だ。
状況を把握、応戦する。 敵を確認、排除操戦だ。
当然だ。 これより戦闘状態に入る。こりゃ骨が折れそうだ。保険だ。 接敵、交戦する。 敵を確認、排除する。保険だ。3.1415急に。 仕事だ。